situazione partendo dalla zootecnia, come diceva il nostro amico e collega Torre. Una situazione difficilissima, foraggio che costa tantissimo. Quest'anno la produzione sarà dal 50% anche a un terzo di quello che viene sfalciato durante la stagione estiva. Quindi la situazione è difficilissima. I foraggi, come si diceva, il mais oggi è molto carente, in quanto la produzione non veniva soltanto fatta in Italia, ma come ben sa, il granaio dell'Europa è l'est europeo, parlando di Ucraina e Russia, quindi non si possono importare queste materie prime che sono la base dei foraggi, quindi il costo è quasi duplicato, quindi la situazione è difficilissima. Il latte che viene pagato circa sui 40 centesimi alla produzione è quindi difficilissimo a mantenere in piedi questo equilibrio che è sul comparto zootecnico. Ma su questa problematica qua potremmo allargarci ovviamente sul problema della siccità a tutta la parte dell'oliveto. L'oliveto che ad oggi comincia a soffrire questo problema di mancanza d'acqua, anche se ben sapete le olive di solito non vengono innaffiate in quanto non hanno problematica di questo genere, ma andando avanti su una situazione del genere, perché la raccolta sarà sicuramente a settembre inoltrato, avremo grossissime difficoltà sull'accrescimento dei frutti. Quindi abbiamo già delle cascole preventive, come sapete le piante andando in stress cominciano a far cadere i frutti perché ovviamente devono salvaguardare la loro incolumità. E non, tornando su questo settore qua dobbiamo parlare anche del basilico, il basilico che oggi come oggi ha bisogno di tantissima irrigazione e abbiamo delle problematiche in quanto la situazione su certi affluenti o certe realtà di attingimento dell'acqua oggi cominciano a scarseggiare e pensiamoci che dovremmo andare sicuramente, sentiva anche prima Arpal, in una situazione da qua in avanti, sempre delineata su questa situazione di siccità, avremo delle problematiche notevoli. Ovviamente questo farà aumentare i prezzi di tutte queste materie e ovviamente un aggravio per le aziende che dovranno anche lì acquistare l'acqua o doverla pompare, ovviamente con dei costi maggiori. Come sappiamo, la bolletta energetica oggi è duplicata se non di più. Ci sarà un'unità di crisi in Regione Liguria proprio questa settimana su questa partita qua, quindi anche noi come comparto dell'agricoltura chiederemo degli indennizi per questa problematica qua. Ovviamente è una problematica che andrà a svilupparsi anche nell'inverno, ecco, capito? Avendo una quantità di foraggio molto irrisorio rispetto agli altri anni, quindi il prezzo aumenterà e il problema si ripercuoterà anche nella fase invernale, quando sicuramente ci sarà un approvvigionamento d'acqua, ecco, speriamo. Quindi sicuramente la situazione non è delle migliori, chiederemo degli indennizzi sperando che ci siano per tutte le comparti che oggi si trovano in questa grossissima difficoltà.